Cari Guitarnauti, benvenuti. Allora, sono davvero super felice perché credo che questo sia il video più figo che io abbia mai pubblicato. Sì, lo penso veramente. Perché lo penso? Come sapete, questo è un canale che si occupa principalmente di didattica e quando sono arrivato io nel 2013-2014 circa c'erano già pochi canali che lo facevano, poi sono arrivato io e poi negli anni si sono aggiunti tanti altri canali che appunto trattano di didattica chitarristica. Beh, per alcuni la didattica è il fulcro dell'attività, altri la trattano più occasionalmente. Sta di fatto che questo ha portato ad una varietà e ad un'offerta e ad un livello della didattica su YouTube Italia veramente pazzesco. Io vorrei davvero ringraziare i miei colleghi per questo. E ognuno di loro, di noi, lo fa davvero con uno stile, con una voce diversa, che siamo sempre stati abituati però a sentire sui rispettivi canali. E allora ho pensato, ma perché non mettere tutte queste voci all'interno di uno stesso video, anche proprio per notare e apprezzare meglio le differenze stilistiche, didattiche e comunicative? Mi sono quindi circondato di 14 colleghi e amici, chiedendo a ciascuno di loro di insegnarci il loro lick preferito o frase chitarristica preferita per un video che secondo me è veramente pazzesco e soprattutto non ha precedenti. Allora, so di per certo che arriverà qualcuno nei commenti a far notare che manca qualcuno, dov'è questo, dov'è quello. Vorrei specificare quindi che io ho invitato i colleghi con cui sono in contatto, che conosco e che seguo, senza la volontà di escludere qualcuno. Quindi se manca qualcuno, e sicuramente manca, sono certo che ci saranno altre occasioni per collaborare. Ecco, piccola nota di rammarico mio personale, quello che manca veramente è una presenza femminile. I colleghi in questo video sono tutti uomini. Io ho cercato su YouTube e ho trovato delle bravissime chitarriste, ma nessuna che faccia della didattica con un canale strutturato e sviluppato. Nel caso, se c'è, segnalatemela voi e per la prossima volta sarebbe bello colmare questa lacuna. Ma veniamo finalmente ora ai protagonisti di questo video. Ho chiesto a ciascuno di loro di insegnarci il loro lick preferito, ma li ho anche messi alla prova, cioè li ho chiesto di farlo in un tempo brevissimo, ovvero massimo un minuto e mezzo. Beh, bisogna dire che non è affatto facile, soprattutto quando sei abituato ad avere un intero video tutto per te. La maggior parte ce l'ha fatta brillantemente, alcuni sono stati un pochino più prolissi, tutti hanno portato qualcosa di estremamente interessante. E tutti loro hanno anche messo a disposizione lo spartito tab, quindi lo trovi cliccando qui in alto oppure in descrizione del video qui sotto. Ma ora finalmente siamo pronti, cominciamo! Ciao ragazzi e ragazze, Antonio di lezionidichitarra.it. Oggi voglio mostrarti questo che è uno dei miei licks preferiti. Se non sbaglio l'ho rubato a Steve Ray Vaughan. Molto semplice ma estremamente grintoso. Allora, andiamo a dargli un'occhiata. Siamo sulla quinta diteggiatura della scala blues, radice dodicesimo tasto, qui, mi, nota blues. Ok, stiamo utilizzando soltanto le tre corde più alte, quindi ci fermiamo qui con la scala. Il lick inizia con un double stop, quindi un bicordo, decimo e dodicesimo tasto. Poi iniziamo a fare un hammer on sulla nota blues per ritornare indietro. Suoniamo il dodicesimo tasto e poi andiamo a chiudere sul mi. In questa prima sezione vogliamo avere questo mi sul cantino sempre presente, quindi non lo fermiamo. Ta. E poi quando andiamo sul mi ovviamente avremo soltanto quella nota che suona. Qui la cosa importante da notare è la metrica, perché siamo in 12 ottavi, quindi avremo croma, semicrome, croma nel battito. Ta 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 ta. Questo qui è il ritmo principale, almeno per la maggior parte di esso, quindi solo alla fine sarà leggermente diverso, dove sarà ta 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 in questo modo, ok? Quindi presta attenzione alla metrica e buon divertimento. Ciao a tutti ragazzi, io sono Luca e questo è il mio lick per voi. Allora, questo lick si suona praticamente esclusivamente con una mano sola, quindi soltanto la mano sinistra, o comunque la mano che sta sul manico, se siete mancini ovviamente sarà l'altra, e si articola principalmente su una arpeggio e scala di La minore. Ma al posto di suonare l'arpeggio in questo modo, si può plettrare la prima nota
puoi legare tutto. Tutto sulla corda mi cantino e poi fare questi hammer on from nowhere senza che sia stata percossa prima la corda, per cui dobbiamo picchiare, proprio martellare un po' in maniera precisa e rapida le corde in successione, facendo questa nota al decimo tasto, che è un La, poi Mi, ritorno sul La, di nuovo Mi, poi Do, che sarebbe la terza minore, e utilizzo poi una nota di passaggio con un pull off, che è un Si, per finire sul La. Lentamente. Naturalmente si può anche applicare questo pattern a altre forme di arpeggi e suonare ad esempio... Bene ragazzi, spero che il leak vi sia piaciuto, grazie Claudio per avermi ospitato e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao Danico, questo è uno sicuramente dei miei leak preferiti, a tal punto che fu soprannominato il Menileak, Menichini, Menileak, è di chiara ispirazione preso da una canzone che su YouTube è anche pericoloso nominare, è il California, degli Eagles, però lo potete trovare in tantissimi generi musicali, suonato da tanti strumenti, sassofoni, pianoforte, insomma un leak universale. Siamo in tonalità di sol maggiore, ma lo potete fare in tutte le tonalità che volete. Prendiamo la nostra amica pentatonica al dodicesimo tasto e partiamo sul quattordicesimo tasto, terza corda, con un bending seguito da un cromatismo 12, 12, 13, 14, 15 sulla seconda corda. Quindi i cromatismi, questi sconosciuti, finalmente lo possiamo utilizzare. Mi raccomando, è importante staccare queste quattro note, quindi... E va bene utilizzare anche tutte pennate in giù. Dopodiché... Torniamo sulla nota di partenza, però partiamo con un pre-bend, quindi partiamo con un pre-bend di un semitono e scendiamo atterrando sul dodicesimo tasto, sempre della terza corda. Quindi lo faccio lentamente. Se poi volete concludere in bellezza, ci sparate un'altra volta la nota di partenza con questo bending accennato di un semitono. Quindi 1, 2, 3, 4... Yeah! Ciao Claudio e ciao a tutti, io sono Ale di Shape Your Tone e il leak che vi porto oggi è tratto da una solo che ho scritto per gli Endgame, ovvero la mia band Cinematic Rock. Come avete sentito è composto da due parti suonate contemporaneamente, con una che armonizza l'altra. La progressione del solo è Do, Re, Mi e poi torna indietro. Questo leak nello specifico è quello che si trova nella battuta in cui come accordo abbiamo il Re e occupa gli ultimi due quarti della battuta. Il leak è composto tutto dalle note di Mi minore, ovvero La, Si, Sol alto, Si, La, Re, La, Sol, Fa diesis e chiude sul Mi. Per poi chiudere con le ultime tre note che sono ancora Fa diesis, Sol, Mi. La cosa più interessante di questo leak è sicuramente l'armonizzazione che c'è mentre suono quello che vi ho appena spiegato, ovvero questa frase che è ricavata semplicemente suonando la terza rispetto alla melodia principale ma verso il basso. Quindi, ad esempio, la prima nota prima era il La, l'armonizzazione partirà dal Fa diesis e si sviluppa di conseguenza. Da questo Si parte la seconda metà dell'armonizzazione, che è fatta questa volta verso l'alto e non più verso il basso, ma sempre con le terze. Infatti le note che suono sono Si, Do, Si, La, Sol, La, Si, Sol. Quindi, grazie Claudio per avermi invitato e spero che il mio leak in un genere musicale un po' diverso dal solito vi sia stato utile. Una PRS sul tuo canale ci voleva. Ma non capisco l'insinuazione, anch'io ho una PRS. Ecco il mio leak. Leak blues molto breve ma efficace, che combina pentatonica maggiore e minore e sta bene soprattutto quando c'è il secondo accordo di un giro blues, per esempio la settima re settima. Beh, è una struttura particolare perché abbiamo questa nota Fa diesis sul nono tasto della corda La che si alterna alle altre, quindi abbiamo lei presa con lo slide e poi un'altra nota sotto sulla corda Re, poi ancora lei
e quest'altra nota sotto sulla corda re. Poi ancora lei e questa nota sulla corda sol. Poi abbiamo ancora lei e ancora la stessa nota sulla corda sol, ma scivolando ora in avanti di un tono e chiudendo finalmente sulla tonica, questa nota la, per poi andare a suonare quest'altra nota sul micantino con un piccolo bending. Io la suono in hybrid picking, quindi con plettro dita, ma anche con solo plettro va benissimo. Buon divertimento e avanti il prossimo. Ciao maestro Cicolini, grazie mille per l'invito e un abbraccio a te e a tutti i tuoi followers. Io oggi vi faccio vedere un'idea in mi minore che mi ricorda sempre l'accordone di tutti, il classico mi minore ma ampliato all'ennesima potenza. L'esercizio suona così. Andiamo per ordine, abbiamo delle seste molto belle ed interessanti sulla quarta e seconda corda, 8 e 9, 12, 7, 10, 5, 8 e 9, 3, 4 e 7. Per ognuna di queste posizioni aggiungiamo il mi basso per dare un contesto armonico ed il mi cantino per aggiungere più colore ad ogni posizione. Finiamo con un mi minore idea drammatica ma molto bella ed interessante. Grazie mille Claudio, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, sono David Kares e questo è il mio Cicolic. In mezzo alla soletto che vi ho fatto sentire prima c'è una piccola parte che io concettualmente ho preso da Eddie Van Halen e l'ho cercata di un attimo rimodificare per farla mia. Ora vi faccio vedere la parte incriminata e qual è il concetto che ci sta dietro, che così voi potete farlo vostro se volete, se vi piace. Inizia con... questa forma qui è semplicemente la pentatonica di do minore. Abbiamo poi quella subito sopra che sarebbe... quindi unisco nella seconda corda le due pentatoniche, faccio quattro volte questa cosa, tredicesimo, undicesimo, ottavo. Nella corda di sol, 11, 10, 8. Questa nota mi serve per rendere un po' il lick un po' più cazzuto, pentatonica blues, quindi... la cosa interessante è fare il bending di un tono e con il tapping vorrei arrivare al do. Quindi vado a fare il tapping sul quindicesimo tasto, solo che siccome ho già fatto un bending di un tono, questo quindicesimo suonerà come il diciassettesimo, che sarebbe il do. Rifaccio lo strappo del tapping e torno giù, così ho questo suono qua, un po' lamentoso, ma che a me piace molto. Ok. E poi torno sul do basso. Bene, spero che vi piaccia, do la palla agli altri. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani e oggi voglio mostrarvi uno dei miei lick blues preferiti. Il lick inizia con un accordo di la settima preso al quinto tasto con il barré. Mi raccomando, fate l'acciaccatura dal quinto al sesto tasto della terza corda. Seconda nota è un la al quinto tasto della prima corda vibrata. Segue poi un pull off sulla seconda corda dall'ottavo al quinto tasto per poi salire al settimo tasto della terza corda. Da qui faremo sempre un altro pull off dal settimo al quinto tasto per poi concludere sul settimo tasto della quarta corda. Aggiungeremo poi un blues bend sulla seconda e terza corda al quinto tasto. Mi raccomando, fatelo con gusto
e concluderemo questa prima frase con un pull off dal settimo al quinto tasto, per poi ripetere nuovamente il settimo tasto vibrando. La seconda frase inizia sempre con l'accordo di la settima, la nota la vibrata al quinto tasto e poi un cromatismo molto molto interessante. Pull off dall'ottavo al sesto tasto della seconda corda, il settimo tasto, il sesto e scivoleremo di un tasto al quinto. Saliremo poi di corda al settimo tasto, quinto tasto, sesto tasto della terza corda. Poi proseguiremo sulla corda superiore al settimo tasto per poi concludere sul quinto tasto, la settima dell'accordo, vibrando. Bene ragazzi, spero che questo lick vi sia piaciuto. Grazie a tutti e soprattutto a Claudio per avermi ospitato. Buona musica! Ciao ragazzi, io sono Riccardo e adesso vi spiego il lick che ho scelto per questo video. Il lick è fondamentalmente diviso in due parti, una discendente e una ascendente. Nella prima parte stiamo suonando le note della scala minore di La, mentre nella seconda parte in salita è tutta classica pentatonica, anche in questo caso ovviamente di La minore. La prima parte è un po' più complicata perché c'è parecchio economy picking, se non siete abituati comunque è un ottimo esercizio. La seconda parte invece è quasi tutta completamente suonata in alternate picking, dividiamo la scala pentatonica in gruppi da 6 note. C'è soltanto un pull off dopo la prima nota di ogni gruppo, per il resto è tutto plettrata alternata. Sembra difficilissimo, ma in realtà non lo è. Buon divertimento! Ciao, il mio nome è Angelo Ottaviani, questo è il mio lick preferito, che suono sempre sull'accordo di Mi minore. L'intera frase è costruita sulla pentatonica di Mi minore. Si parte dal secondo tasto della terza corda e con questo Emmeron che coinvolge tre tasti suoneremo secondo, terzo e quarto tasto, sempre sulla terza corda, per poi chiudere con la seconda corda a vuoto. Questa frase la suoniamo per due volte. Ci spostiamo poi sul settimo tasto, sempre della terza corda, e suoniamo settimo e nono tasto, sempre effettuando una legatura. Suoniamo poi l'ottavo tasto della seconda corda, e poi sempre con una legatura suoniamo questi tasti sulla prima corda. 0, 5, 7, 5, 0. Tutte note legate. Andiamo poi sulla seconda corda, sempre con delle note legate, 0, 3, 5. Ci spostiamo di nuovo sulla prima corda e suoniamo queste note, 0, 3, 5, 3, 0. La stessa identica diteggiatura adesso la utilizziamo sulla seconda corda, 0, 3, 5, 3, 0. Per chiudere sulla terza corda, sempre con delle note legate, 0, 2, 3, e a questo punto, se ci spostiamo, come nel caso di questa base, sull'accordo di La minore, facciamo risuonare il La, secondo tasto della terza corda. Altrimenti ci spostiamo sul Mi, secondo tasto della quarta corda, se la base continua ancora sull'accordo di Mi minore. La frase suonerà così.
ringrazio per l'attenzione, saluto Claudio, tutti i follower di Claudio, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao chitarnauti, per chi non mi conosce sono Stefano, suono e insegno chitarra e a tempo perso suono questo lick per Claudio Cicolin. Questo lick è costruito con la sovrapposizione di due arpeggi, La minore 7 e Mi minore 7, con qualche noticina di passaggio sempre lungo la scala di La minore. È un lick molto versatile perché può essere utilizzato sia con una base in La minore, sia con una base in Mi minore. In questo secondo caso suonerà un po' più criptico perché non inizia proprio dalle note belle di Mi minore e quindi lo sentiremo, diciamo, conclusivo solo nella parte finale, proprio cambiando la nota su cui andiamo poi a risolvere. Potete scegliere di suonarlo con il mio tanto adorato hybrid picking, oppure semplicemente, per così dire, con lo sweep picking. Usare questi due arpeggi concatenati vi permetterà appunto di dare una efficacia ulteriore al vostro fraseggio. Grazie dello spazio Claudio e ciao a tutti i chitarnauti! Ciao ragazzi, sono Danilo Vicari e questo era il mio lick preferito. Come forse avrete notato, è fortemente ispirato a Hotel California. Ora vi faccio vedere brevemente come suonarlo, anche se in realtà è molto facile. Il lick è basato su una forma di pentatonica, tanto per cambiare, in Si minore. Questa qui. Il lick comincia così. Poi abbiamo un bending di un tono sulla corda del Mi al dodicesimo tasto. E qui c'è la parte che rende interessante questo lick al mio orecchio, ovvero il cromatismo. Questo qua. Poi abbiamo un bending al dodicesimo tasto sulla corda del Si. E abbiamo di nuovo un altro cromatismo, ma questa volta a salire. L'unica parte che manca è quella che forse potrebbe mettervi leggermente in crisi, ma non credo. In pratica consiste in un bending che parte dalla corda del Mi, fa il ponte e atterri sulla corda del Si. In questo modo. E questo è quanto. Il lick, come avete visto, è molto semplice, ma spero che vi sia piaciuto lo stesso. Grazie mille a Claudio per l'invito e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ragazzi, scusate l'intrusione, una veloce nota per il prossimo collega, Marco Fanton, che esegue soltanto il lick senza spiegarlo. Questo perché Marco sostiene di suonare totalmente a orecchio e di non essere in grado di spiegare a parole quello che ha fatto. Il suo contributo didattico su YouTube riguarda principalmente la strumentazione, qualcosa di comunque estremamente importante, e quindi ci tenevo ad averlo in questo video. Vai Marco! Ciao ragazzi, sono Marco Fantone ed ecco il mio lick. A presto, ciao! Ciao Claudio, ciao ragazzi, io sono Alex Tube e sono qua a farvi vedere questo lick. Ve lo divido in due parti così è un pochino più facile capirlo, la prima è questa. Bending sul settimo tasto della terza corda, un tono. E poi tapping usato in modo creativo, non quella roba alla vanale, ma
per prendere un intervallo che altrimenti non si potrebbe prendere. Quindi dodicesimo tasto faccio il tapping, quindi così. Occhio che la sinistra non deve arretrare di un millimetro, se no non funziona. La sinistra a questo punto si riabbasserà e anche il dodicesimo tasto, quindi da bending diventerà dodicesimo tasto normale. Strappo la corda e torno sul quinto. E poi il settimo tasto della terza. Quindi tutto insieme ancora una volta. Bending. Tapping sul 12, abbasso il bending, stappo indietro e poi dal quinto al settimo. Tutto giocato sulla terza corda, seconda sezione. In questa seconda sezione facciamo una cosa simile a prima, ma un pochino diversa, un po' più spicy. Di nuovo bending di un tono dal settimo al nono tasto della terza corda. Dodicesimo tasto in tapping. Lasciamo cadere a questo punto il bending. E poi strappo il dodicesimo, vado al settimo. Poi dal settimo vado al quinto. Poi dal quinto vado di nuovo al settimo. E poi tappo con il secondo dito, io sto usando questo, il quattordicesimo tasto della terza corda. Dopodiché due bending in fila. Attenzione, il bending non va fatto con la destra, ma comunque con la sinistra. La destra subisce, la sinistra comanda. Tutto insieme. Questo era il mio lick. Grazie ragazzi, spero vi sia piaciuto. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, buona musica, sono Samuel. Oggi vi faccio vedere una delle mie frasi preferite sul 251 maggiore. Parlo un po' velocemente, non perché sono fatto di anfetamine, ma perché vogliamo fare un video non troppo lungo con gli altri ragazzi. Ora, tre accordi. Re minore settima, Sol settima, Do maggior 7. Visualizzate molto bene le note di questi accordi perché ci giriamo intorno con dei cromatismi, con degli avvicinamenti o appunto con degli aggiramenti. Quindi su Re minore settima faccio. Quando arriva il Sol settima vado alla quinta di questo accordo con un cromatismo. Poi la terza di questo accordo è la nota che voglio raggiungere, ma non ci vado diretto, ci giro intorno. Altro cromatismo per arrivare sempre alla terza di Sol settima. E poi arrivo sulla quinta di Do maggior 7. Spero che il lick vi sia piaciuto, vi mando un abbraccio, un saluto e a presto. Ciao, buona musica. Beh ragazzi, carrellata secondo me davvero da paura. Io sono veramente super felice di questa collaborazione e ringrazio nuovamente i miei colleghi per aver partecipato e per aver dimostrato per l'ennesima volta come tra di noi non ci sia rivalità, ma ci sia semplicemente amicizia, voglia di collaborare e di condividere. E quindi non vedo l'ora della prossima collaborazione e magari dateci voi qualche suggerimento su cosa dovrebbe essere il prossimo video in collaborazione. Scrivetemelo nei commenti qui sotto. Non mi resta che invitarvi a divertirvi con questi leak e noi ci vediamo presto con i prossimi video. Ciao!